Amici di Torino Web TV, un bel ritrovato a tutti. Tra poco, Sparati Alfredo, a tutto palco, un programma condotto da Anna Cuculo, che insieme ai suoi ospiti si parlerà di teatro, prosa, commedia, lirica, cabaret, danza e spettacolo. Scrivete sulla nostra pagina Facebook, mettete mi piace e condividete la puntata. Telefonateci in diretta al 375-551-7625. E adesso, Sparati Alfredo. E dalla Stefi è tutto! Cari amiche, cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Sparati Alfredo. Stop, non parlo più per oggi, basta, mi sono espressa. Apriamo subito il campo, caro Sergio dalla regia, e chi abbiamo? Un amico che è tornato a trovarci, Enrico Maria Panattoni, grazie di essere qui, coordinatore didattico della Università Popolare di Torino. E poi abbiamo un'ospite nuova, Monica, guarda adesso, Monica Rampanti, sì, ma Rampanti, devo leggere sì. Perché sei qui, attenzione, Monica Rampanti ci parlerà di Schweinsteiger Feng Shui. Detto benissimo. È vero. Feng Shui. È cinese. Cinese. Ok. Allora, partiamo da Enrico. Perché siamo qua con Monica e di che cosa vogliamo parlare di questa bella, bella famiglia che è l'Università Popolare di Torino? Ti ringrazio, prima di tutto ringrazio Sergio, gentilissimo. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Eh sì. Quindi sarò veloce e darò spazio ai nostri ospiti. Abbiamo questa puntata, ho chiamato appunto Monica perché, come ha detto Anna, tiene un corso di Feng Shui da tanti anni e volevo che vi spiegasse le tematiche del corso. Quest'anno, Anna, ho seguito i corsi, volevo dirti, e quindi sono andato in aula. È vero, sono venuto anche nella mia, sono venuto a vedere tu, sono andato. È stato applaudito molto anche. Grazie. E ho seguito il corso di Monica e posso dirti che mi ha aperto un mondo. Ah, che bello. Su delle tematiche, problematiche che per me erano sconosciute, interessantissime, e quindi è giusto che adesso ci racconti. Anche al nostro pubblico. L'unica cosa che vorrei dire velocemente, che siamo in fase di bilanci, l'anno sta terminando. Siamo quasi 4.500 iscritti, con un trend positivo, quindi siamo molto contenti. Io e il presidente, il direttivo. Che chiamiamo? Il dottor Eugenio Boccardo. Eugenio, ti saluto. Eugenio, caramente. E ti dico, abbiamo avuto anche un ottimo riscontro con i corsi nuovi che abbiamo messo. Bene. Perché sai, è sempre un punto interrogativo. Certo. E quindi siamo però molto tu contenti. Sai scegliere, quindi hai, grazie, hai il mio fiuto. Lavoro. Hai fiuto. Ti ringrazio, quindi cara. I corsi nuovi hanno sempre grande successo. Ti ringrazio. Invece, a questo punto, invece Monica è già da alcuni anni. È da sette anni che è all'Unipop. Un colloquio abbiamo fatto tanti anni fa, mi ha subito colpito il suo modo di fare, subito una grande empatia tra me e lei. E l'ho visto anche in aula. Veramente ammaglia i discenti e infatti ci sono 35-40 persone, nonostante quasi fine anno accademico, che c'è, sai, una moriade di gente, un pochino c'è un calo fisiologico, motivi, esatto, certo. Che poi sia fisici o che perché uno magari si stanca, il freddo, il caldo, la televisione, ma c'è invece lei, li ha tenuti tutti. Monica, li ha fatti uscire il come mercoledì. Fai? Ammaliatrice. L'incuriosisco perché innanzitutto non si aspettano, non sanno cos'è esattamente, quindi smonto tutte le credenze legate a questa disciplina e poi faccio molti esempi, li interrogo anche ogni tanto, mi fermo, li interrogo, faccio certo. Esempi, infatti ci sono anche poi i ripetenti quando, perché qualcuno mi segue il corso più di una volta e sono bravi perché rimangono lì
fino all'ultimo, fino all'ultimo, prendono appunti, sono entusiasti e apro un mondo, come è successo a me quando ho iniziato a studiare questa disciplina con uno dei, con Grandmaster Chan Kung Wa, che è considerato uno dei più grandi maestri al mondo per queste conoscenze, per le conoscenze del Chu Style Feng Shui, che è il Feng Shui che veniva applicato alla corte dell'imperatore cinese. Quindi parliamo roba. Di argomenti antichissimi, sì, tradizioni importanti. Sì, sì. Che cos'è, insomma, capisco in due parole difficile da dire, ma in che cosa consiste? Allora, il Feng Shui è una disciplina che studia il rapporto tra ambiente e persona che vive in quell'ambiente. Per ambiente si possono intendere tante cose. La casa sicuramente, l'ambiente in cui si lavora, quindi l'ufficio piuttosto che il negozio, la città è un ambiente, il nostro corpo umano è un ambiente, quindi si va dal piccolo, dal micro al grande, lo stato è l'ambiente, quindi io molte volte faccio tanti esempi legati alla nostra nazione oppure al nostro organismo, alla cellula, quindi i paragoni sono veramente molteplici e il Feng Shui riguarda queste e tematiche. Cosa vuol dire? Ci sono dei parametri fra quello che ci sta intorno o che ci sta addosso, tu hai detto anche l'organismo, e un'essenza? Cioè com'è? No. Per far capire a chi proprio non è digiuno di questo. Praticamente noi viviamo in un ambiente, abbiamo un'influenza, sicuramente la prima influenza è del sistema orografico che abbiamo intorno a noi, quindi le montagne, i fiumi, i laghi, tutto ciò che è costruito dalla natura, tutto ciò che è naturale ci influenza, ma anche quello che è costruito dall'uomo ci influenza, perché noi siamo attirati normalmente da alcune forme che ci attirano, ma ci accudiscono, ci fanno sentire protetti, mentre altre forme non ci fanno sentire protetti. Quindi il Feng Shui studia proprio questo, perché l'essere umano è un mammifero e il mammifero rispecchia determinati parametri, si avvicina a ciò che lo fa sentire sicuro, quindi la grotta, la caverna, la caverna è il luogo dove noi ci sentiamo protetti. E il primo luogo in cui ci sentiamo protetti è l'utero materno, perché ci accudisce. E quello che cerchiamo noi alla fine in tutto. Quindi se la casa, ad esempio, non rispecchia questo parametro, non ci accudisce, quindi non ci permette di rigenerarci, crea degli scompensi. Quindi tu sei in grado, chi fa questo lavoro come te, di dare dei consigli addirittura, cioè se la casa non rispecchia il tuo benessere, forse è meglio che la cambi, adesso detto così drasticamente, allora, o che la modifichi. Sì, in casi estremi sì, si può consigliare di cambiare proprio la casa. Quello su cui però lavora il Feng Shui, che lo faccio sempre presente al mio pubblico, non è l'interno della casa, ma è l'esterno, perché ciò che influenza la nostra quotidianità non è l'interno della casa, non è spostare i mobili o cambiare un colore, ma è quello che c'è esternamente. Ma è facile intuirlo. Se io ho una casa nel centro di una grande città, chiaramente avrà un valore economico. Parliamo proprio di cose semplici. Se la stessa casa, con le stesse caratteristiche, le stesse dimensioni, lo stesso arredamento, è spostata nel deserto, avrà un valore zero. Perché l'ambiente circostante è diverso. Ecco, è quello. Tu, Monica, sei architetto, per cui a maggior ragione credo che tu abbia potuto combinare le situazioni ed essere molto precisa, no? Sono avvantaggiata, perché chiaramente capisco gli spazi e so intervenire in modo puntuale, quindi riesco a progettare ogni fase della casa, anche il colore, come dico sempre, va progettato. Altro che. Infatti, stavo per chiederti se hai avuto possibilità capire attraverso. Hai dato dei consigli fantastici, anche come posizionare il letto. Io ci ho pensato tutta la sera, che non ci deve essere una finestra dietro, perché se no non fa la tana. Sì. E hai ragione, perché hai paura che magari qualcuno ti arrivi zompi dietro dalla finestra. Sì, sì. Quindi
Anche però dai dei consigli a come posizionare l'interno della Sì, casa, i mobili, i certo. colori. Hai detto tantissime cose, i colori, il pavimento, e mi hai colpito tantissimo, soprattutto la camera da letto. Certo, perché la camera da letto poi è la nostra, È la la, come hai nostra detto tu, tana. È la la tana più tana è la tana, tana. sì, Quindi hai detto delle cose certamente. fantastiche. Dove ci si rigenera, no? Perché nel Certo. sonno si dorme proprio per Sei stata rigenerare edificante, le sì. cellule, anche quelle Sì. cerebrali, possibile. Sì, Anche quelle di anche quelle Enrico, cerebrali. Sì, quelle mie. possibile. Grazie, Anna. Sì. Solo le mie, Il Feng ovviamente. Shui lavora sui nostri archetipi, quindi gli archetipi principali sono appunto la tana che rispecchia l'utero, quindi l'archetipo della madre, del padre, maschile e femminile, e lo yin e Certo. lo yang, il maschile e Per femminile. carità, non teniamo fuori i padri che si offendono. Sì. No, no, lo yin. Il maschile è importantissimo, il maschile è il sole, Tutti quindi noi, è il certo. sole ciò che Vedo ci fa che vivere. hai un oggetto molto particolare. Sì. Si può mostrare? Ah, che cos'è? Certo. Questo Questo non lo oggetto sapevo. è il mio strumento di lavoro, è un lopan, Possiamo forse è una inquadrare bussola Sergio? verticale, è una bussola Verticalmente si geometrica, vede. è una bussola, è semplicemente una bussola dove oltre Ecco, si al vede nord e al abbastanza. Si sud vede vengono indicate tantissime altre informazioni. Ogni consulente di Feng Shui ha una bussola, questa è stata disegnata dal mio maestro che è appunto Grandmaster Chan Kung Fa, e grazie a questa bussola noi possiamo lavorare proprio più puntualmente, più precisamente. Sono precisamente. diverse l'una dall'altra, che hai detto questa è stata Sì, disegnata. ogni maestro disegna la Disegna sua, la sua. quindi noi che facciamo parte della Chui Foundation, che è un'associazione internazionale, abbiamo questa bussola perché noi facciamo parte di questa associazione internazionale che fa ricerca oltre a organizzare i corsi, quindi ci troviamo poi a esaminare le ricerche che facciamo in varie tematiche e appunto approfondiamo tanti concetti con il nostro maestro perché lui ci segue Quindi sempre. tu hai rapporti, non continui, ma insomma con il maestro ce li hai sempre? Sì, Vi ritrovate ogni sì, tot tempo? sì. Sì, ci ritroviamo. Il mio maestro vive a Edimburgo, quindi Ogni tanto. chiaramente ogni tanto vado su a Edimburgo per seguire dei corsi. Mi Quindi fate dei piacerebbe. seminari Sì, ancora? seminari, Come si poi lui. dice, vi aggiornate, che è un brutto termine, No, ma. Ci aggiorniamo e corretto. impariamo cose nuove, perché Cose lui nuove. comunque Lo studio continua, lo non studio si smette continua. mai. Come in tutte le Certo. professioni, lo studio continua e poi questa è una materia, è una disciplina che va studiata e applicata. È come, non si può imparare sui libri. È come se io dicessi voglio diventare un bravissimo giocatore di tennis e leggo un libro. No, devo applicare Quindi è veramente la tradizione, la perché tradizione tradizione. vuol proprio dire questo, no? Tradizione. Tramandare, Sì. e non è soltanto una lettura. Mi accennavi prima di andare in onda che c'è una disciplina che deriva da questa vostra ricerca, no? Che è Allora, fisica, che... dunque, c'è il Qigong, che è Ecco. una disciplina legata al Feng Shui. Il Qigong lavora sulla parte fisica dell'uomo, mette in relazione i tre, noi li chiamiamo i tre Qi, Qi terrestre, Qi umano e il Qi celeste. In poche parole, il Qi terrestre serve a radicarci a terra, cioè A tenere i piedi per terra, sì, a essere diciamo. centrati. Il Qi Certo. umano serve nelle relazioni con le persone, il Qi celeste avere l'intuito, ad esempio. Quindi equilibrare queste parti ci serve molto. Oppure il Qigong lavora direttamente sugli organi interni. Io lo pratico tutti i giorni e quindi mi serve ad essere centrata e a salvaguardare anche il mio organismo, perché ogni esercizio che faccio ha una corrispondenza con un organo del mio organismo e quindi lo tengo in Ecco, allenamento. per praticare Qigong si presume che si abbiano chiari alcuni elementi, bisogna leggere prima dei libri, bisogna assistere a un seminario prima di praticarlo, Allora, è meglio. dunque, per praticare il Qigong
ci sta il Qigong, è meglio seguire innanzitutto un seminario sulle basi del Feng Shui, perché noi utilizziamo una terminologia che fa parte del nostro sapere. Poi, avute queste conoscenze di base, quindi lo yin e lo yang, piuttosto che le cinque energie di come interagiscono fra di loro, uno può seguire un seminario. Noi abbiamo vari seminari. Il primo seminario dura 2 giorni, si fa un corso intensivo, quindi uno impara la teoria, ma si fa anche molta pratica. E poi da lì tutti i giorni è un lavoro individuale, tutti i giorni uno deve applicarlo, perché la responsabilità è dell'individuo, non è del maestro. Come quando io faccio una consulenza, io ti faccio una consulenza, poi sei tu che devi agire. Sono fatti i tuoi, ecco. Quanti consigli? I 15 minuti possono bastare? Mezz'ora. Mezz'ora è il tempo giusto. Poi uno può anche prolungarlo. Io molte volte mi sono trovata magari in ambienti super naturali, quindi in riva al mare, perché vado alle 7 del mattino a fare, o anche prima, perché ci sono degli orari in cui fare Qigong, quindi dipende proprio dall'ora legale, ora solare, quindi vado lì, non c'è nessuno e prendo l'energia della natura. Certo, io ho avuto l'onore, vedi, parlando, poi vengono in mente, perché la vita è già abbastanza lunga, di 3 giorni di seminario con l'allora campionessa Li Ronmei, non so se non la conosco, parlo dell'85, okay. Quegli anni lì. È stato interessantissimo, eravamo un gruppo piccolo, 10 persone, quindi si lavorava bene. Poi qualcuno mi aveva messo in testa che questa campionessa di Kung Fu, cosa c'entra col Qigong? Certo. Allora le ho chiesto sfacciatamente, sono andata da lei e ho chiesto per cortesia se a termine del seminario ci potesse dare una brevissima dimostrazione. Lei subito ha risposto che magari no. Il giorno dopo, che era l'ultimo giorno, è arrivata con un abitino bianco di seta bellissimo e volava! Pazzesco! Sì, certo, volava, certo. Era piccola, certo. Più piccola di me, magrissima, volava, cioè certo. Una campionessa da tutti gli effetti. Quindi, qui si dice ginnastica in Occidente, no? E come possiamo definire invece i Qigong in termini un pochino più armoniosi? Io direi una disciplina corporea, mi piace di più perché comprende tante... Certo, tutte le discipline orientali mi pare di capire che possono essere praticate da chiunque in maniera molto lieve, leggera, soft, e fanno benissimo, ma che poi possono diventare arti marziali di attacco addirittura, di difesa, perché loro parlano sempre di difesa, ma anche di attacco. Sì, certo. E questa è la meraviglia delle discipline orientali. Da noi è un po' diverso, diciamolo, no? Sì. Da noi o prendi il fucile e spari, oppure fai ginnastica, no? Due robe diverse, no? Ma è meraviglioso tutto quello che ci racconti. Enrico, sei stato bravissimo. Come argomenta, fa venire voglia, vero, di seguire? Ma altro che, io sarò la prima, appena posso. Poi, siamo gli unici a Torino, vero? Sì. Infatti ci tenevo anche a dire quello. Poi all'interno del Feng Shui ci sono altre parti, c'è il Baji, che è l'oroscopo cinese, dove per oroscopo non si intende l'indovinare o il predire il futuro, è qualcosa di molto complesso. Oppure il face reading, la lettura del viso, faccio appunto il face reading, quindi la lettura del viso, quindi si possono capire tantissime cose dalla lettura del viso. Poi insomma I Ching è proprio un campo vastissimo. Possiamo ricordare, dunque adesso stanno quasi finendo i corsi, per cui l'anno prossimo però sarà nuovamente all'Unipop. Possiamo ricordare giorno, quando? Penso ti va bene il mercoledì come quest'anno, 19:20, 20:50, segreteria da noi in via Principe Amedeo 12, la sede dei corsi, Palazzo Campana, via Carlo Alberto 10. Prestigiosa sede. Adesso credo che ci dobbiamo fermare per un minuto. Sì, perché Sergio... Salutiamo Monica, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Un altro ospite tra poco. E io sono qua. E tu sei qua, e però ci rivediamo Monica, certo, promesso. Certo. Te la riporto. Grazie. Grazie Sergio, possiamo andare in pubblicità.
Stanchi di trasportare sacchetti di rifiuti alimentari giù per le scale? Vi presentiamo Drago. Drago elimina tutti i rifiuti organici, trasformandoli in particelle finissime che vengono smaltite sotto forma liquida attraverso lo scarico del lavello. Drago, per liberarti dai rifiuti alimentari in modo pratico e sicuro. Chiamate immediatamente il numero in sovrimpressione e lasciatevi conquistare da Drago, l'innovazione per voi e per la vostra cucina. Remail vuole stupirvi sempre di più con un'offerta fantastica. Acquistando un box doccia o una vasca avrete in omaggio una Smart TV di ben 43 pollici o un climatizzatore inverter, utilissimo per prepararci all'arrivo dell'estate. Sì, approfittatene ora! Trasformazione della vasca in box doccia a soli 49 euro al mese. Speciale sconto del 30% più in omaggio Smart TV di 43 pollici di ultima generazione per gustarvi la vostra serie TV comodamente sul divano o potentissimo climatizzatore inverter con in più funzione riscaldamento, perfetto anche per le mezze stagioni. Che offerta! Eh sì, con Remail poi installazione in sole 8 ore, senza disagi in casa. Potrete sostituire la vostra vecchia vasca con una comoda doccia delle stesse dimensioni. Più potrete mantenere le vostre piastrelle a parete o scegliere l'innovativo Gress porcellanato antigraffio, dalle tante tonalità. Preferite la vasca ma avete paura di scivolare? Eccovi la famosa sovrapposizione della nuova vasca nella vecchia con sportello. È ancora eterna, la vasca con apertura laterale ancora più ampia per un bagno rilassante ad ogni età. E ricordate la straordinaria offerta, speciale sconto del 30%, box doccia o vasca a soli 49 euro al mese e in omaggio Smart TV di ben 43 pollici o utilissimo climatizzatore inverter. Mamma mia, che omaggi! Chiamate ora per informazioni. Remail. Bentornati con noi in studio a Sparati Alfredo. Ecco, abbiamo ancora Enrico Maria Panattoni, coordinatore didattico della Unipop di Torino, e ci ha raggiunti Guido Arnosio, prof di storia dell'arte. Esatto. Bellissimo. Buongiorno. Argomento anche questo. Buongiorno. Enrico, volevi aggiungere qualcosa sì. Sui corsi? Volevo ricordare che il 3 di giugno riaprono le iscrizioni. 9, 12, 15, 19, come sempre. Soprattutto affrettatevi per i corsi a numero chiuso. Teatro nel tuo specifico anno, il tuo corso di teatro, certo. Che lo bruciamo in due giorni. Ah, ci dai. Ci sarà il corso di LIS, quindi Lingua Italiana dei Segni, anche questo numero chiuso, e poi ci saranno delle novità, dei corsi nuovi che sveleremo più avanti. Va bene. Detto questo, lascio grazie, parlare. Grazie, grazie. Parliamo con Guido di che cosa? Di storia dell'arte o di te? Di tutte no, e due. No, parliamo vai. Di tutte e due, però soprattutto vai. Del insomma, dell'oggetto. Perfetto. Dell'oggetto che è storia dell'arte. Non so se Enrico vuoi introdurre come ti ho detto Anna sono, anche con lui ho seguito tante lezioni e posso dirti che anche lui tantissima empatia e quando adesso sta facendo i fiamminghi, il periodo dei fiamminghi quasi sì, li ho terminati. E descrive i quadri, adesso ti parlo di Van Dyck, con una cura dei particolari, ti fa vedere che delle bellezza. Cose che assolutamente io che sono un totale profano non riuscivo minimamente a vedere. Facciamo invidia a Sgarbi. E mi ha fatto amare storia facciamo invidia a Sgarbi. Facciamogliela un po' di invidia. Sì. Invidia a tantissima gente. È tantissima gente, nonostante, come ho detto prima, sì. L'anno sta per finire. Sì, sì, sì. Ecco. Io sono molto, molto soddisfatto del mio corso. Intanto mi scuso per la voce, ma un po' di malanno di stagione. Ha una voce ma bellissima. Un po' più baritonale, quindi infatti, un po' più radiofonica. Ti sta proprio bene. Accettiamo le scuse. Un po' più radiofonica, diciamo, baritonale. Più tieni questa. È più calda. Lo dice Anna. Tengo l'influenza okay. Totale. No, ma io sono molto contento del mio corso, dei frequentanti del mio corso. Ho uno zoccolo duro, diciamo, posso dirlo serenamente, di una cinquantina di persone. Forse anche sessantina. Confermo. Gli altri girano un po'. Spesso magari qualcuno non può perché appunto si è ammalato, si è rotto il polso, è andato in Cina o in Brasile, eccetera. Allora mi scrive, questa sera non posso esserci, spero la prossima settimana. Ma poi quando sono in giro mi mandano le foto. Guardi cosa ho visto. Si è creato un bellissimo rapporto, beh, devo dire, con tutti. A che anche direi oltre l'insegnamento, perché tu mi dicevi se parliamo della storia dell'arte o di me. Eh sì, e forse, poi alla fine coincide un po', forse no? Sì. Forse sì, perché io nelle mie lezioni
cerco di passare molto anche di me. E passa. Ti ringrazio Enrico, della mia sensibilità nell'analizzare le opere, ma anche appunto nel far vedere come sono. Sono al secondo anno, spero starà ancora. Ci sia una conferma per il terzo anno. L'anno scorso il programma ha visto il periodo tra Giotto e Caravaggio, quest'anno dalla Controriforma al Romanticismo, quindi arriveremo all'Ottocento, il prossimo anno invece faremo l'arte moderna. E proprio perché faremo arte moderna, ecco, una cosa che mi piacerebbe adesso, pubblicizzerò il corso il più possibile, sarebbe che frequentassero anche i ragazzi, perché il mio obiettivo... I più giovani. Mm-hmm. Ci sono alcuni ragazzi, devo dire che... E sono anche assidui, tra l'altro. Però mi piacerebbe proprio avere i ragazzi per educarli il più possibile all'arte e magari far vedere l'arte fuori dal percorso scolastico. Perché molto spesso alcuni mi dicono: io da ragazzo ho avuto un'esperienza terribile con professori di storia dell'arte. Mi annoiavo, era pesante, alle 8 del mattino, puoi capire, ma mi ci riconosco, nel senso che comunque quando sei ragazzo non è che... E quindi vedere una storia dell'arte da un punto di vista diverso, con un coinvolgimento diverso anche. Io organizzo anche delle visite, quindi anche molto fuori da Torino. Molto interessante, certo. Anche fuori da Torino. L'anno scorso siamo andati per esempio alla Pinacoteca di Brera. Adesso sabato andremo a vedere la mostra su Antonella da Messina a Milano, a Palazzo Reale. E quindi cerco un coinvolgimento proprio anche fuori dal corso in sé. Anche a Torino avete visitato qualche mostra? Sì, siamo andati a vedere Sebauda, siamo andati a vedere la mostra di Van Dijk. Quindi insomma c'è un... Tento un coinvolgimento, ecco, diciamo, a tutto tondo. Questo se vogliamo. È molto positivo. Io penso che, dico sempre, poi è un'utopia, rivedere la scuola, l'insegnamento, da un punto di vista più armonico. Vale a dire, non posso insegnare solo storia dell'arte scindendola da che cosa succede in quel momento. Ma non tutti i docenti nella scuola così, certo, che tutti frequentano fanno questo. Mi chiedo perché se non metti un contesto, se non sviluppi anche una visione, come dicevi prima, sensoriale, no? Sì. C'è sempre un rapporto con l'opera d'arte, altrimenti non è opera d'arte. Quindi questo credo sia importante, diciamolo anche ai ragazzi, che vengono a sentire qualcosa che ha un'armonia. Qualcosa che ha un'armonia, che non si ferma soltanto alla storia dell'arte, ma che tenta qualche aggancio con l'attualità, certo, con la cultura, con la storia, a volte anche con la matematica, con la filosofia. È qualcosa che tenta di essere a tutto tondo. Poi io, a me piace molto, da sempre, piace molto fare i confronti tra le opere, esatto, anche di epoche molto diverse e distanti fra loro. E questo tento sempre di farlo nelle lezioni, anche laddove magari qualche riferimento può sfuggire. Però perché è importante dare una completezza, una visione d'insieme. Condivido pienamente, ci sono delle opere del 400 che sono modernissime, sì, sì, no? Se andiamo a vedere, sì, sì, i colori poi. Poi il prossimo anno sarà molto incentrato, diciamo che questi tre anni sono stati così, l'anno scorso è stato incentrato molto sulla figura di Giotto, che è stato l'inizio del corso e che ha poi condizionato tutta la storia dell'arte fino appunto a Caravaggio, che invece è stato il fulcro di quest'anno. Il fulcro del prossimo sarà Picasso. E quindi con Picasso ci saranno tanti riferimenti all'arte antica, sì, all'arte rinascimentale, al 400, che io amo molto, e quindi ci sarà appunto, ripeto, questa visione insieme, questi riferimenti molto, molto vasti. Anche se in verità alla fine io tento, anche se non è facile, nell'arco di un'ora e mezza, un'ora e 25, insomma, sì, essere chiari su tutto. Cerco di non dare mai nulla per scontato. Per esempio, quando parlo di affresco, faccio un approfondimento, per esempio, sulla differenza tra la pittura a fresco e la pittura a secco, perché non è detto che uno, magari chi viene a seguirmi è la prima volta che segue un corso di storia dell'arte della vita, l'altro è la cosa che chiedo all'inizio della prima lezione, proprio per anche capire il mio auditorio, sapere... Certo.
orientare le mie lezioni anche da questo, sotto questo aspetto. E cerco di non darmi nulla per scontato, però ripeto, in un'ora e mezza non è sempre facile. Sintetizzare non è facile. Poi io lascio il numero di telefono e la mail, esatto, quindi se hanno bisogno mi scrivono. E infatti mi scrivono spesso per chiedermi chiarimenti, approfondimenti. Dedizione completa all'Unipop. Esatto. Sì, 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 io sono disponibile. E la preparazione di queste lezioni? Quante ore ci metti? Tante. Quindi non sei un improvvisato. Tante ore. Tante ore. Stessa cosa Monica, adesso che ci sta guardando. Certo. Quindi... tante ore. Dedicate tantissimo tempo alla fondazione, ci credete? Sì, sì. E io questo ve ne renderò sempre merito. Tante ore, tanti testi consultati, non soltanto manuali, ma testi di critica, di storia dell'arte in generale. Novità, perché come dicevi prima, la curiosità poi porta alla novità, che porta di nuovo alla curiosità. Non si finisce mai di studiare, soprattutto quando si insegna, non si finisce mai di studiare. Per esempio, diciamolo a chi viene ad apprendere. Non si finisce mai. Faccio un esempio pratico. Sì. Quando ho iniziato a parlare del barocco, avevo, così spulciando su internet, visto un articolo che parlava della nuova moda della pizza barocca. E quindi all'inizio della mia dissertazione sul barocco, che ci sta tenendo compagnia ormai da molte lezioni, da ormai 3 mesi, ho iniziato a parlare di questa pizza barocca, di cos'è la pizza barocca, la ricchezza di particolari, i dettagli, l'esagerazione anche spesso. È buona la pizza barocca. E quindi ho iniziato così, con un rimando, diciamo, a qualcosa di attuale che possa coinvolgere appunto di più le Certamente. Persone. Che poi non lo si fa per coinvolgere per qualche fine chissà quale. No. Perché è così che si studia. Sì, è bello così, altrimenti non certo. È tutto sterile, no? Tutto termina lì. L'armonia è alla base di tutto. L'armonia parte dall'universo e arriva alle lezioni di storia dell'arte e a tutte le altre, dico bene. Sì, c'è il timore che rimanga lettera morta, ecco. Non deve rimanere. No. Che cosa diciamo per chiudere, Enrico? Perché il tempo vola. Il tempo vola. Vi aspetto. Ah, tu! Ci aspetti tu, tutti quanti. Vi aspetto. I 4.500 allievi. Vi aspetto numerosi il 3 giugno. Come sempre c'è una grandissima coda. Quindi vi attendo. Quindi arrivare presto per presto, iscriversi. Presto, alle 7 di mattina c'è già coda, come ti dico, soprattutto per i corsi di teatro. Vabbè, sono i tuoi, sei tu che... Il numero chiuso. Hai una pil pazzesca. Invece Guido Orlosio, per chiudere che cosa? Un invito, già ne hai volte di inviti molto chiari, ma un invito di nuovo ai giovani. Cioè... Un invito ai giovani è di venire alle mie lezioni perché... non dimenticate quello che fate a scuola, però prendetelo, diciamo, come base per approfondire. Con me potete approfondire diversi argomenti, vedere forse l'arte anche da un altro punto di vista. Spero, non voglio togliere niente ai professori, anche per carità, perché sennò arrivano critiche, carità. Assolutamente, certo. Per un approfondimento, ecco, di un altro tipo, un coinvolgimento di un altro tipo. Più personale, forse. Più personale. Di essere stati qua, grazie a Sergio dalla regia. Sergio, vi diamo appuntamento al più presto possibile, sì, tornate in studio per le novità. Ciao a tutti, ciao. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Un ringraziamento a tutti gli amici di Torino Web TV per averci seguito e condiviso. Un ringraziamento agli sponsor che ci permettono di realizzare questi programmi. Per chi volesse partecipare a questa trasmissione, scriva a sparatialfredo@torinowebtv.it. Da questo momento potrete già rivedere la puntata in streaming. Basta avanzare con la barra del tempo per 5 minuti e vedere l'inizio della puntata. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito www.torinowebtv.it, dove avete la possibilità di rivedere tutti i nostri programmi. E dalla Stefi è tutto!